idealmente mi piacerebbe riprendere il discorso dell'anno scorso, cioè come se in maniera ininterrotta, a distanza di un anno, noi continuiamo il nostro discorso. E quindi entriamo più profondamente all'interno di un ragionamento che adesso vi dirò dove nasce, cioè non è qualcosa che a tavolino ho pensato, ecco, di strutturare e di consegnarvi. Ma così come ho avuto modo anche di dirvi l'anno scorso, ho cercato di dire ad alta voce ciò che già accade, cioè quello che il Signore sta suscitando dentro di voi. Io lo vedo dall'esterno, intuisco, ci prego, cerco di portarlo in maniera un po' più chiara attraverso le parole del Vangelo e di restituirvi tutto questo. Questo dovrebbe molto rilassarvi, nel senso che non è che noi riceviamo una parola che poi a un certo punto dobbiamo mettere in pratica, ma è esattamente il contrario. Noi abbiamo già un'esperienza e qualcuno a un certo punto ce la restituisce attraverso delle parole che ci rendono più consapevoli di qualcosa che c'è già e sta agendo in mezzo a voi. E questo per noi cristiani, vedete, è molto importante, perché c'è la grande differenza tra le cose che facciamo noi e le cose che fa Dio. Le cose che facciamo noi nascono da una sorta di programmazione nostra, di struttura nostra, di metodo nostro. E quindi solitamente le cose che facciamo noi vanno prima dall'organizzazione e poi dalla messa in pratica. Le cose che fa Dio sono al contrario. Il Signore ci dà un'esperienza. Dopo un po' che stiamo vivendo quell'esperienza, ce ne rende consapevoli e quindi ci fa capire che cosa ci sta succedendo, che cosa ci è accaduto. Che è un po' come dire, non è che una persona prima ragiona e poi diventa credente. In realtà è credente o comunque comincia un percorso di fede e da quel momento in poi, man mano, se ne rende sempre più consapevole. I discepoli non hanno capito Gesù mentre vivevano l'esperienza con Gesù, l'hanno capita dopo. Dopo hanno potuto rielaborare quegli incontri, quelle parole, quei miracoli. Mentre li vivevano e basta, e molto spesso li vivevano anche in maniera sbagliata. Vi faccio un esempio. I discepoli, ad esempio, erano, giustamente, lo saremmo stati anche noi, totalmente fomentati dai miracoli di Gesù. Immaginate essere discepoli di un maestro che compie dei miracoli straordinari e le folle lo seguono. Loro stanno facendo un'esperienza molto concreta di Gesù. Mangiano i pani e i pesci moltiplicati da Gesù, assistono a delle cose eclatanti, la resurrezione del figlio della vedova di Nain, la resurrezione di Lazzaro, la guarigione di quel lebbroso, di quel cieco, queste parole che zittiscono gli scribi, i farisei. Ma la domanda è, Pietro, che assiste a tutta questa scena, ha capito fino in fondo quelle parole e quelle esperienze? No, dopo lo capirà. Cioè, dopo diventa sempre più consapevole di qualcosa che già stava agendo dentro di lui. Questo è il metodo di Dio. Il Signore ci dà prima un'esperienza, dopodiché ci chiarisce le idee su questa esperienza. Questo per dirvi che il grosso lo state facendo voi. Io vengo qui ogni tanto a dire ad alta voce, sperando di trovare delle parole giuste, qualcosa che già state vivendo. Quindi non è riceviamo le istruzioni così poi noi vivremo di conseguenza queste istruzioni. È semplicemente mettere ordine in un'esperienza che sta già accadendo dentro la vostra vita. Ora, mi piacerebbe così questa mattina, seguendo proprio il titolo della relazione che mi è stata assegnata, annunciare Gesù risorto. Che cosa significa? In che cosa consiste l'annuncio di Gesù risorto? E soprattutto che senso ha parlare di annuncio di Gesù risorto per voi che vivete un'esperienza così profonda e a volte così drammatica del dolore? E del dolore, il più terribile di tutti, no? Che è la perdita di un figlio. Lo vedremo. Ma permettetemi, perché questi giorni per me sono stati anche dei giorni in cui ho pensato lungamente a che cosa restituirvi della vostra esperienza, mi sono sentito molto provocato e commosso da quello che è accaduto qualche giorno fa. Qualche giorno fa è venuto a mancare un giovane che si chiamava Sammy Basso. Questo
ragazzo che era malato di una malattia rara, che è la progeria, è venuto a mancare all'età di 28 anni. Anche lui è un figlio, anche lui è un giovane che a un certo punto, per un motivo, anche agli occhi del mondo drammatico, no? Ingiusto, possiamo anche definire così. Non è giusto morire a 28 anni, non è giusto vivere una malattia che in realtà è incurabile. Come tutte queste cose noi le teniamo insieme attraverso l'esperienza della fede? Perché la fede, in qualche modo dovrebbe prendere sul serio il dramma di queste domande che vi sto dicendo. Che senso ha la morte di un figlio? Che senso ha la morte di un giovane? Che senso ha una malattia incurabile? Ora, c'è una caratteristica interessante nella testimonianza di questo ragazzo, che è una caratteristica che lui non ha mai tenuto nascosto. E cioè, è vero, aveva una malattia terribile, una malattia che l'ha condotto realmente alla morte, e quindi sarebbe stato bello oggi raccontarvi il miracolo della guarigione di questo ragazzo, no? Quando pensiamo all'incontro con la grazia di Dio, lo immaginiamo sempre come un incontro risolutivo rispetto alle nostre aspettative. Io ho una malattia incurabile, incontro Cristo, mi cura la malattia incurabile. Questo può accadere, cioè, non viene escluso dall'esperienza di Dio. Ma la cosa che mi ha colpito di più è il fatto che questo ragazzo non ha mai nascosto la sua esperienza di fede come l'esperienza più significativa di tutta la sua vita, mentre viveva la contraddizione di una malattia mortale che lo ha condotto realmente alla morte, per tutta la sua vita ha detto: se io non avessi la fede, tutto questo non avrebbe senso, ma è la fede che mi aiuta a rileggere tutto questo in una maniera completamente nuova. Il vescovo, che ha celebrato le sue esequie, ha voluto leggere durante i funerali il testamento di Sammy. E vorrei iniziare questa mia relazione questa mattina chiedendovi, ecco, di ascoltare le parole di questo ragazzo. Immaginate che siano le parole di un figlio, anche uno dei vostri, le parole di una persona che deve vivere in prima persona l'esperienza della morte, dell'ingiustizia anche della morte. E credo che questa sia la testimonianza più bella di che cosa sia la risurrezione per un cristiano. Cioè, quando noi parliamo della risurrezione, non stiamo parlando di qualcosa che accadrà soltanto alla fine della vita. Ma come dicevamo l'anno scorso, la risurrezione è all'opera in questo momento della nostra vita. Cioè, sta già agendo, si sta già muovendo dentro di noi. Si tratta di intercettare tutto questo e di capire come le conseguenze della risurrezione possono cambiare realmente la nostra vita. Dopo le parole che leggeremo di Sammy, vi consegnerò quello che ho pensato, che in realtà ho cercato di prenderlo dalla parola di Dio e riconsegnarvelo per mostrarvi come normalmente la testimonianza della risurrezione non è qualcosa di astratto, ma è qualcosa che nasce da un dolore vero. Cioè, soltanto quando tu hai vissuto un dolore vero capisci anche la risurrezione vera. Fino ad allora, la risurrezione è una bella idea che le persone si immaginano rispetto a delle cose ipotetiche. Ma quando tu un dramma lo incontri veramente, allora o è vero, oppure, dice San Paolo, noi siamo quelli che dovrebbero essere più additati come degli illusi se la risurrezione non è reale. Ma andiamo un passo alla volta. Se state leggendo questo scritto, allora non sono più tra il mondo dei vivi. Perlomeno non nel mondo dei vivi per come lo conosciamo. Scrivo questa lettera perché se c'è una cosa che mi ha sempre angosciato, sono i funerali. Non che ci fosse qualcosa di male nei funerali. Dare l'ultimo saluto ai propri cari è una tra le cose più umane e più poetiche in assoluto. Tuttavia, ogni volta che pensavo a come sarebbe stato il mio funerale, ci sono sempre state due cose che non sopportavo: il non poter esserci e dire le ultime cose, e il fatto di non poter consolare chi mi è caro.
oltre al fatto di non poter parteciparvi, ma questo è un altro discorso. E perciò ecco che ho deciso di scrivere le mie ultime parole e ringrazio chiunque le stia leggendo. Non voglio lasciarvi altro che quello che ho vissuto. Quello che ho vissuto e visto, che si tratta dell'ultima volta che ho la possibilità di dire la mia, dirò solo l'essenziale, senza cose superflue o altro. Voglio che sappiate innanzitutto che ho vissuto la mia vita felicemente, senza eccezioni. E l'ho vissuta da semplice uomo, con i momenti di gioia e i momenti difficili, con la voglia di fare il bene, riuscendoci a volte, e a volte fallendo miseramente. Fin da bambino, come ben sapete, la progeria ha segnato profondamente la mia vita, sebbene non fosse che una parte piccolissima di quello che sono. Io non posso negare che ha influenzato molto la mia vita quotidiana e non ultime le mie scelte. Non so il perché e il come me ne andrò da questo mondo. Sicuramente in molti diranno che ho perso la mia battaglia contro la malattia. Non ascoltate, non c'è mai stata nessuna battaglia da combattere, c'è solo stata una vita da abbracciare per com'era, con le sue difficoltà, ma pur sempre splendida, pur sempre fantastica. Né premio né condanna, semplicemente un dono che mi è stato dato da Dio. Ho cercato di vivere più pienamente possibile. Tuttavia ho fatto i miei sbagli, come ogni persona, come ogni peccatore. Sognavo di diventare una persona di cui si parlasse nei libri a scuola, una persona che fosse degna di essere ricordata ai posteri, una persona che, come i grandi del passato, quando la si nomina, lo si fa con reverenza. Non nego che sebbene la mia intenzione era di un grande della storia per aver fatto del bene, una parte di questo desiderio era anche dovuto al mio egoismo. L'egoismo di chi semplicemente vuole sentirsi di più degli altri. Ho lottato con ogni mia forza questo malsano desiderio, sapendo bene che Dio non ama chi fa le cose per sé, ma nonostante ciò non sempre ci sono riuscito. Mi rendo conto ora, mentre scrivo questa lettera, immaginando come sarà il mio ultimo momento nella terra, che è il più stupido desiderio che si possa avere. La gloria personale, la grandezza, la fama, altro non sono che una cosa passeggera. L'amore che si crea nella vita, invece, è eterno, poiché Dio solo è eterno, e l'amore ci viene da Dio. Se c'è una cosa di cui non mi sono mai pentito, è quello di aver amato tante persone nella mia vita, e tanto. Eppure troppo poco. Chi mi conosce sa bene che non sono un tipo a cui piaccia dare consigli, ma questa è la mia ultima occasione. Perciò ve ne prego, amici miei, amate chi vi sta attorno. Non dimenticatevi che i nostri compagni di viaggio non sono mai il mezzo, ma il fine. Il mondo buono è buono se sappiamo dove guardare. In molte cose, come vi ho già detto, sbagliavo. Per buona parte della mia vita ho pensato che non ci fossero eventi totalmente positivi o totalmente negativi, e che dipendesse da noi vederne i lati belli o i lati oscuri. Certo, è una bella filosofia di vita, ma non è tutto. Un evento può essere negativo ed esserlo totalmente. Quello che spetta a noi non è nel trovarci qualcosa di positivo, quanto piuttosto di agire sulla retta via, sopportando e per amore degli altri trasformare un evento negativo in uno positivo. Non si tratta di trovare i lati positivi, quanto piuttosto di crearli. Ed è questa, a mio parere, la facoltà più importante che ci è stata data da Dio, la facoltà che più di tutti ci rende umani. Voglio farvi sapere che voglio bene a tutti voi e che è stato un piacere compiere la strada della mia vita al vostro fianco. Non vi dirò di non essere tristi, ma non siatelo troppo.
Come ad ogni morte, ci sarà qualcuno tra i miei cari che piangerà per me, qualcuno che rimarrà incredulo, qualcuno che invece magari, senza sapere perché, avrà voglia di andare fuori con gli amici, stare insieme, ridere, scherzare, come se nulla fosse successo. Voglio esservi per chi piangerà, sappiate che è normale essere tristi. Per chi vorrà far festa, sappiate che è normale far festa. Piangete e festeggiate. Fatelo anche in onore mio. Se vorrete ricordarmi invece, non sprecate troppo tempo in rituali vari. Pregate, certo, ma prendete anche dei bicchieri. Brindate alla mia e alla vostra salute e siate allegri. Ho sempre amato stare in compagnia e perciò è così che vorrei essere ricordato. Probabilmente però ci vorrà del tempo e se voglio veramente consolare e partire da questo mondo in modo da non farvi stare male, non posso semplicemente dirvi che il tempo curerà ogni ferita, anche perché non è vero. Perciò vi voglio parlare schiettamente del passo che io ho già compiuto e che tutti devono prima o poi compiere. La morte. Anche a solo dirne il nome a volte la pelle rabbrividisce. Eppure è una cosa naturale, la più naturale al mondo. Se vogliamo usare un paradosso, la morte è la cosa più naturale della vita, eppure ci fa paura. È normale, non c'è niente di male, anche Gesù ha avuto paura. È la paura dell'ignoto, perché non possiamo dire di averne avuto esperienza in passato. Pensiamo però alla morte in modo positivo. Se lei non ci fosse, probabilmente non concluderemo niente nella nostra vita, perché tanto c'è sempre un domani. La morte, invece, ci fa sapere che non c'è sempre un domani, che se vogliamo fare qualcosa, il momento giusto è ora. Per un cristiano, però, la morte è anche altro. Da quando Gesù è morto sulla croce come sacrificio per tutti i nostri peccati, la morte è l'unico modo per vivere realmente, è l'unico modo per tornare finalmente alla casa del Padre, è l'unico modo per vedere finalmente il suo volto. E da cristiano ho affrontato la morte, non volevo morire, non ero pronto per morire, ma ero preparato. L'unica cosa che mi dà malinconia è non poter esserci per vedere il mondo che cambia e che va avanti. Per il resto però spero di essere stato in grado, nell'ultimo mio momento, di vedere la morte come la vedeva San Francesco, le cui parole mi hanno accompagnato tutta la vita. Spero di essere riuscito anch'io ad accogliere la morte come sorella morte, dalla quale nessun vivente può scappare. Se in vita sono stato degno, se avrò portato la mia croce, così come mi era stato chiesto di fare, ora sono dal Creatore, ora sono dal mio Dio, dal Dio dei miei padri, nella sua casa indistruttibile. Lui, il nostro Dio, l'unico vero Dio, è la causa prima e il fine di ogni cosa. Davanti alla morte nulla ha più senso se non Lui. Perciò, sebbene non c'è bisogno di dirlo, poiché Lui sa tutto, come ho ringraziato voi, voglio ringraziare Lui. Devo tutta la mia vita a Dio, ogni cosa bella. La fede mi ha accompagnato e non sarei quello che sono senza la mia fede. Lui ha cambiato la mia vita, l'ha raccolta, ne ha fatto qualcosa di straordinario e lo ha fatto nella semplicità della mia vita quotidiana. Non stancatevi mai, fratelli miei, di servire Dio e di comportarvi secondo i suoi comandamenti, poiché nulla ha senso senza di Lui, e perché ogni nostra azione verrà giudicata e decreterà chi continuerà a vivere in eterno e chi invece dovrà morire. Non sono di certo stato il più buono dei cristiani, sono stato anzi certamente un peccatore, ma ormai conta poco. Quello che conta è che ho provato a fare del mio meglio e lo rifarei. Non stancatevi mai, fratelli miei, di portare la croce che Dio ha assegnato ad ognuno, e non abbiate paura di farvi aiutare nel portarla, come Gesù è stato aiutato da Giuseppe di Arimatea. In realtà era Simone di Cirene, però è bello perché Giuseppe d'Arimatea cala il corpo di Gesù dalla croce.
c'è una tenerezza immensa in quel gesto. E non rinunciate mai ad un rapporto pieno e confidenziale con Dio. Accettate di buon grado la sua volontà, poiché è nostro dovere, ma non siate nemmeno passivi. E fate sentire forte la vostra voce, fate conoscere a Dio la vostra volontà, così come fece Giacobbe, che per il suo essersi dimostrato forte fu chiamato Israele, colui che lotta con Dio. Di sicuro, Dio, che è madre e padre, che nella persona di Gesù ha provato ogni umana debolezza e che nello Spirito Santo vive sempre in noi, che siamo il suo tempio, apprezzerà i vostri sforzi e li terrà nel suo cuore. Ora vi lascio. Come vi ho detto, non amo i funerali, quando diventano troppo lunghi, e io breve non sono stato. Sappiate, non potrei mai immaginare la mia vita senza di voi. E se mi fosse data la possibilità di scegliere, avrei scelto ancora di crescere al vostro fianco. Sono contento che domani il sole spunterà ancora. Famiglia mia, fratelli miei, amici miei e amore mio, vi sono vicino e se mi è concesso veglierò su di voi. Vi voglio bene. Postum scriptum. State tranquilli. Tutto questo è solo sonno arretrato. Bene. È giusto. Avete appena avuto una testimonianza di come chi vive un dramma, è un dramma terribile, può rileggere la sua vita con la luce pasquale. Ed è proprio questo, secondo me, uno dei punti di partenza di questa mattina. Perché in questa testimonianza noi abbiamo letto due cose che secondo me sono le più leali di tutte. La prima è questa. Dice, è inutile che noi ci sforziamo di vedere del bene in alcune cose che sono totalmente negative. Dice, lo sono, punto e basta. Cioè, non è che devo dire, mi devo far piacere una cosa che è brutta. No, è brutta. Punto, è brutta. Il problema però, dice Sammy, è che cosa ne vogliamo fare di questa cosa brutta? Cioè, non dobbiamo sforzarci di andare a vedere chissà quale significato dietro un dramma che è accaduto. Perché quello è uno scandalo, è un misterioso come mai noi ci troviamo in quel dolore, in quella sofferenza. Ma la cosa più interessante non è vederne per forza un senso positivo, ma domandarci che cosa ne vogliamo fare di questa cosa che comunque c'è. Che cosa ne vogliamo fare di questo male? Ora, mi piacerebbe consegnarvi questa mattina un piccolo itinerario, ecco, una piccola strada che ciascuno di noi può fare per cercare di capire come funziona la testimonianza di Gesù risorto. E vorrei farlo, come vi ho detto all'inizio, rubando l'esperienza al Vangelo, e cioè rubando l'esperienza alla parola di Dio, così come la parola ce la racconta. Voi sapete che quello che ci viene raccontato nel Vangelo è una grande storia d'amore, che non è soltanto la storia di amore di Dio con la sua creatura, ma è anche questa storia di amore di Dio che in Gesù si manifesta e che costruisce delle relazioni di bene con delle persone specifiche: Pietro, Giacomo, Giovanni, Maria, Giuseppe, Marta, Lazzaro e tutte le persone che circondano Gesù. Si è creata una profonda relazione di bene tra tutte queste persone. Cosa accade? Che a un certo punto avviene un taglio drammatico, l'esperienza della croce e l'esperienza della perdita. È l'esperienza di una morte, è l'esperienza di un lutto. Ora, la morte di Gesù assume un significato particolare nella vita di ciascuno di noi. Perché? Che cosa significa la morte di Gesù? Pensate alla vostra storia, a quello che state vivendo dentro la vostra vita. La morte di una persona cara, la morte di un figlio, che cosa vi ha fatto sperimentare? La perdita di senso. Cioè, il primo impatto che uno vive quando perde qualcuno così è che tu dici, e adesso che senso ha tutto? E questo per quale motivo? Perché dietro quel figlio, quella figlia, dietro quella relazione di bene, noi avevamo sperimentato che cos'era Gesù. Cioè, finché c'era quella persona, tutto aveva senso.
crollando quell'esperienza, cioè scompare dalla tua vista, la prima esperienza che tu fai che nulla ha più senso. Quindi non è che la storia che noi leggiamo nel Vangelo e nella Bibbia non c'entra niente con la cronaca della vostra vita, è la stessa cosa. Un figlio o una persona che tu ami e che a un certo punto perdi, ti fa fare la stessa esperienza che fanno i discepoli quando perdono Gesù. E cioè sono completamente distrutti perché non vedono più nessun senso. E qui voi sapete che tutto può finire, nel senso che quando una persona non percepisce più il senso, la prima idea che gli viene in mente è che la vita non vale più la pena. E ti passa per la testa, come già ci siamo detti, un desiderio di morte, cioè voglio morire anch'io. Questo ci scandalizza? Beh, in realtà non dovrebbe scandalizzarci, perché fa parte esattamente un po' della nostra esperienza umana. Non dobbiamo aver paura se questi pensieri certe volte si affacciano dentro la nostra vita. Si affacciano perché? Perché abbiamo amato veramente, perché stiamo amando veramente e quella mancanza è una mancanza vera. Quella mancanza di senso è talmente vera che se non c'è una soluzione o non c'è una luce che mi permette di leggere quella mancanza, guardate che uno si interroga davvero se vale la pena svegliarsi domani mattina. Ma questa è la botta iniziale, cioè quello che succede inizialmente davanti al trauma della perdita del senso. C'è una lezione immensa che ci danno i discepoli. E cioè non hanno la risposta a quello che sta succedendo, non hanno elaborato il lutto, non hanno una teologia convincente, non sono sereni, capite? Sono in crisi. E sono divisi anche tra di loro. Pensate al fatto che quando accade questa esperienza di morte, erano fuggiti tutti. E cioè, non è detto che un dolore ci unisce, un dolore può dividerci, e può dividerci in maniera drammatica anche, no? Ma poi a un certo punto accade una cosa molto strana. Il dolore ricrea una comunità. Le stesse persone che prima si trovavano insieme perché erano tenuti insieme dall'insegnamento di Gesù, dalla presenza di Gesù, dai miracoli di Gesù, dalle parole di Gesù, ecco, a un certo punto si ritrovano insieme, cioè sono chiesa, diventano comunità perché hanno un dolore in comune. Ora, credo che nessuno di voi si sia svegliato una mattina e abbia detto: ma io vorrei tanto iscrivermi a questa associazione. No. È quello che è successo dentro la vostra vita che vi ha messo insieme. E cioè è la vita che vi ha reso chiesa, non una libera decisione dal nulla. Il dolore, il dramma che voi state vivendo, misteriosamente vi ha reso comunità. Vi ha reso un'esperienza di chiesa. E questa, noi abbiamo un'immagine bellissima che è quella dei discepoli post mortem Gesù, quindi dopo la morte di Gesù, dopo la sua crocifissione, sepoltura, paradossalmente anche dopo la sua risurrezione, ma ci arriviamo, in realtà sono riuniti nel cenacolo, insieme. Scusate se sto indugiando su questa cosa, ma la sintonia, cioè il bene, la solidarietà che c'è tra di voi, non nasce dal fatto che ci stiamo simpatici, ma che abbiamo un dolore in comune. Questo dolore ci ha messi nel cenacolo, tutti. Pietro, Giacomo, Giovanni, Maria, perché si ritrovano tutti insieme nel cenacolo? Qual è la motivazione? Dice, sai, mettiamoci in maniera sinodale insieme nel cenacolo, così struttureremo l'evangelizzazione di 2000 anni successivi. No, sono tenuti insieme da un dolore. Ora io guardo voi e vedo una chiesa. E vedo una chiesa che il Signore ha convocato attraverso il mistero della croce. Voi state vivendo il mistero della croce, la perdita di un figlio, di una figlia, un dolore così grande, ma questo dolore vi convoca come chiesa, vi mette insieme. E questo non è banale, perché è l'inizio di una rivoluzione. Cioè, in realtà, tutta la chiesa cambierà e diventerà quello che noi conosciamo, cioè diventerà il luogo dove si manifesterà il risorto, perché innanzitutto si lascia convocare da una cosa che è il dolore, la croce. Quindi, stranamente, vedete,
Ognuno di voi ha già ricevuto diverse vocazioni. La prima, la vocazione a nascere. Poi, la vocazione ad amare qualcuno. Poi, la vocazione a mettere del mondo dei figli. Poi, la vocazione, non lo so, a fare quel mestiere. Sono tutte vocazioni. A un certo punto, in mezzo a tutte queste vocazioni, ne avete ricevuta un'altra. Un dolore. Che però è anche una chiamata. Che vi ha messi insieme. Non siete qui, ripeto, perché avete trovato una terapia di gruppo, perché avete trovato semplicemente un modo per farvi piacere ciò che non vi piace della vostra vita. No, cioè c'è qualcosa di misterioso che vi tiene insieme e che vi fa chiesa. Cioè, qual è la differenza tra quello che siete voi e quello che può essere una stessa esperienza senza la fede, senza Cristo, senza nulla? Che il collante, cioè quello che vi tiene insieme, in realtà nello sguardo che noi dobbiamo avere è il collante di una chiesa, quindi di un luogo dove Dio vuole manifestarsi. Quindi non è che stiamo insieme soltanto per elaborare il lutto, stiamo insieme affinché Cristo si manifesti in quel dolore. E tutto cambia, eh? Guardate, io posso passare il resto della mia vita in compagnia solo del mio dolore. E posso passare il resto della mia vita con un dolore dove però Dio si manifesta. Beh, cambia tutto. In pratica, io tocco Dio in una maniera completamente nuova a partire da un dolore che sto vivendo. Non a caso, vedete, i 50 giorni successivi, non mi fermo qui nella simbologia anche, no, che c'è nel Vangelo quando ci racconta di questi numeri, sono giorni precisi, in questi 50 giorni successivi il risorto non appare in altri luoghi, predilige soprattutto questo luogo, il luogo del cenacolo. Più e più volte apparirà nel cenacolo. Ed è interessante, no? Questa gente tenuta insieme dal dolore e poi a un certo punto fanno l'esperienza del risorto. E uno dovrebbe dire, ma noi l'abbiamo fatta l'esperienza del risorto? Guardate, la visita del risorto si manifesta come consolazione. Cioè tu ti accorgi che il risorto si è fatto presente perché nel nostro stare insieme, nel nostro passare del tempo insieme, nel nostro riunirci anche fisicamente, a un certo punto io avverto una strana pace, una strana consolazione, un coraggio che non avevo. Significa che Gesù risorto si sta facendo presente proprio mentre stiamo insieme. Ma questo basta? No. Sapete perché? Perché anche se per tutti i 50 giorni Gesù risorto ogni tanto si affaccia in quel cenacolo, a porte chiuse, dice, a porte chiuse significa che loro non sono in grado ancora di aprire le porte. Cioè di far entrare ciò che è fuori dentro e loro che sono dentro di uscire fuori, non ne sono in grado. Quindi siamo insieme. Siamo uniti da un dolore, questo dolore ci ha chiamati, è una vocazione, ci ha resi chiesa. Questo essere chiesa, sappiamo che è chiesa, perché inaspettatamente, senza che noi ce ne accorgiamo, a un certo punto tocchiamo il risorto, perché lo tocchiamo come mi sento meno solo, sento un po' più di pace, sento consolazione, sento coraggio. Tutto questo basta a risolvere il problema di questi discepoli? No, non trovano il coraggio di uscire. Cioè non trovano il coraggio di fare qualcosa oltre quel dolore. Mi sembra che quest'anno voi vi trovate esattamente a riflettere su questo passaggio. Non è più come mai siamo insieme, lo avete capito? Non è più che cosa sta succedendo quando siamo insieme, anche questo l'avete capito. Ora la domanda è: come ne veniamo fuori da questo cenacolo? Cioè non possiamo soltanto essere chiesa tra noi, ma questa chiesa tra noi deve essere utile fuori anche. Cioè deve poter accogliere la chiamata ad annunciare l'esperienza della risurrezione. Vi rassereno subito, perché solitamente quando una persona dice ma perché non vieni fuori da quel cenacolo? Perché non elabori questo lutto? Perché questo dolore non diventa qualcosa di fecondo? Perché? Sono tutti perché sbagliati. Nessuno di noi è in grado di fare quello che vi sto dicendo. Neanche i discepoli sono in grado di fare quello che vi sto dicendo. E attenzione, loro non avevano Don Luigi che parlava, avevano Gesù. I loro discorsi, la memoria dei loro discorsi era direttamente Gesù, non me. Erano molto più avvantaggiati, avevano nella loro testa la memoria dei miracoli di Gesù.
la memoria della sua testimonianza, il toccare, il vedere Gesù, eppure non trovano la forza di venirne fuori. Adesso ve lo dico a chiare lettere, così che ve lo ricordiate. Venire fuori è una grazia, non è uno sforzo. È una grazia. Solo il giorno della Pentecoste troveranno la forza di venire fuori, perché lo Spirito li spinge fuori. Loro non sono in grado. Allora, non dobbiamo rivolgerci a noi stessi, dobbiamo rivolgerci alla grazia di Dio. Ma la domanda è: la vogliamo questa grazia o stiamo bene tra di noi? Perché la grande tentazione è dire: la Pentecoste è bella come cosa, però un po' scomoda, rimaniamo tra di noi, no? È il ragionamento di Pietro durante la trasfigurazione. Ma che bello questa esperienza, facciamo 3 tende, un bel campeggio qui, no? Non ci muoviamo più di qui. Voi sapete che appena dicono questa cosa a Gesù, Gesù li scaraventa giù dal Tabor, eh? Dice: no, non avete capito niente, dobbiamo venire fuori da qui. Allora, vedete amici, il dolore vi ha chiamati ad essere chiesa. In questa chiesa voi molto spesso fate l'esperienza di incontrare Gesù risorto, ma questo non basta. Dobbiamo coltivare il desiderio di vivere la grazia di Dio che ci scaraventi fuori dal chiuso, che ci faccia diventare fecondi. La fecondità è dire che fino a ieri questo dolore era solo il mio dolore. E l'unica cosa che io posso pensare è che, essendo un dolore mio, non me ne faccio niente, è solo dolore mio. Ma poi a un certo punto tu ti accorgi che misteriosamente quel dolore è fecondo, cioè produce qualcosa di bene. È strano. Ma questo è un dono, è una grazia. Quindi la grande domanda che noi dobbiamo fare a noi stessi non è come dobbiamo fare, ma se lo vogliamo. E qui capite che non posso rispondere io. Ognuno di voi deve dover dire questa cosa: voglio continuare soltanto a essere in compagnia del mio dolore e al massimo in compagnia di quelli che hanno vissuto questo dolore, o vogliamo aprire porte e finestre e lasciare che questo dolore non sia utile solo per noi, ma faccia del bene anche agli altri? E attenzione, quando io dico faccia del bene agli altri, non significa che fa del bene soltanto a chi ha vissuto la vostra esperienza. Può fare del bene anche a chi questa esperienza non l'ha vissuta, ma che incontrando voi fa un'esperienza di bene. Cioè, non è che il testamento che vi ho letto di Sammy è utile soltanto per chi è malato di progeria. Non ci ha fatto del bene a noi leggere questa testimonianza. Non è che devi per forza avere quella malattia per dire: ah, lo leggo, altrimenti non mi interessa. Il suo cammino specifico, la sua croce specifica, era una malattia rara che tocca una percentuale piccolissima della popolazione. Ma quello che lui sta vivendo in maniera dettagliata fa del bene a tutti. Perché, non so se avete notato, non parla della sua malattia come se fosse il centro del mondo, ma di quello che ne ha fatto della sua vita nonostante quella malattia. Ora, è questo quello che noi dobbiamo domandarci: che cosa ne vogliamo fare del resto della nostra vita dopo che abbiamo incontrato questo, questa croce, questo tipo di esperienza? Allora, vedete, non si tratta semplicemente di trovare un sollievo, ma di trovare una vita nuova, cioè un modo di vivere diverso, una novità. E mi sembra che se noi andiamo a leggere gli Atti degli Apostoli, ci accorgiamo immediatamente di che cosa ci suggerisce il testo come tappe per ciascuno di noi. E quindi ho voluto così spezzettare il racconto della Pentecoste, e per ciascuno di questi pezzi del racconto vorrei trarre delle conclusioni esistenziali, pratiche, perché poi alla fine, amici, quando torneremo a casa le parole se le porta via il vento, cioè io voglio sapere che cosa devo fare per vivere così, eh? Deve essere sempre questa la pretesa di noi cristiani, eh? Gesù ci dà un pane che è concreto, che sfama, non è parole che se le porta via il vento. Partiamo dall'inizio di questo racconto. Mentre stavano compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Eccoci qui oggi. Però ricordiamoci il motivo per cui siamo insieme, il motivo per cui loro sono insieme. Sono stati chiamati da un dolore li ha resi chiesa.
venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatté impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Qui non dice: Pietro, essendo più intelligente degli altri, cominciò a spiegare che dovevano uscire da casa. Vi pare che dica questo? No. Vi pare che abbiano elaborato qualcosa di loro? No. All'improvviso significa che oltre le loro forze, oltre i loro ragionamenti, è una potenza misteriosa che agisce dentro, in questo nostro stare insieme. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Anche questa penso che sia una caratteristica bella, no? Insomma, arriva lo Spirito Santo. Se l'avessi scritto io sto racconto, sapete cosa avrei detto? Arrivò un fuoco che riempì quella sala e tutti fu... No, no, dice che il fuoco si divide in lingue su ciascuno di loro. In pratica sta dicendo che non annulla la diversità di ognuno. Esiste un unico modo di vivere il vostro essere associazione? No. Esistono modi diversi, come diversi siete tutti voi. Quello che succede in Veneto può essere diverso da quello che succede in Sicilia, quello che succede in Alaska può essere diverso da quello che succede in Cina. Noi non dobbiamo avere paura della diversità, perché lo spirito non suscita uniformità, no, suscita comunione, che è una cosa diversa, e cioè tenere insieme esperienze diverse, modi diversi, alfabeti diversi. Sentite cosa dice: cominciarono a parlare altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Siamo un gruppo qui in questa città, siamo 10 famiglie, facciamo questa esperienza, viviamo in questo modo, diamo questo tipo di testimonianza, e noi invece ci troviamo in un'altra parte, non siamo 10 famiglie, siamo 2. Allora noi viviamo qualcos'altro e facciamo questo, quest'altro. Chi ha ragione tra noi? È una domanda sbagliata questa. Perché lo Spirito dà il potere di esprimerci lì dove siamo, come siamo, nell'esperienza del dettaglio che noi stiamo facendo. Tenete sempre a mente questo, Perché anche nella Chiesa, se guardate la storia della Chiesa, se guardate ad esempio la storia dei movimenti laicali, no? Che dal Concilio Vaticano II sono venuti fuori, compresa la vostra esperienza, Vi accorgerete che una delle tentazioni dei movimenti laicali, dove molto spesso si arenano, è che a un certo punto la logica del gruppo può diventare la logica dell'uniformità. No, no, no. Mai questo. Allora, c'è qualcosa di comune, sì, l'esperienza che il Signore ci ha dato, e qualcosa di specifico, il come viverci tutto questo. Ma c'è anche un argine. È vero che noi dobbiamo essere noi stessi, ma in comunione però. Se la mia diversità diventa causa di divisione, amici, non c'è più la grazia di Dio, lì c'è il demonio, che usa la diversità per dividere. Oppure lo sapete cosa fa il demonio? Fa rinunciare a tutti la diversità per uniformarci, in pratica ha creato una setta. E noi tutto abbiamo bisogno tranne che di una setta. Allora, io credo che questa sia una caratteristica molto bella. Non pensate di essere, scusate se uso questo termine, più sfigati semplicemente perché vi trovate in una realtà piccola, a vivere qualcosa di piccolo, dove le cose magari non sono che fate grandi cose. Ma chi l'ha detto? Lo Spirito magari in quel momento lì, in quel posto, sta suscitando semplicemente qualcosa di piccolo, ma di vero, di profondo. Non siete voi, è la grazia di Dio quella, che sta agendo dentro di voi. Seconda caratteristica di questo racconto: la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Penso che voi avete fatto esperienza che quando si vive un dolore del genere, gli altri a volte ci evitano. Vedo, mi sa che ho azzeccato. Ma non è che ci evitano perché non ci vogliono bene, perché sono in imbarazzo, non sanno cosa dire. E quindi è come se non abbiamo più argomenti, quindi succede che noi ci vediamo e diciamo cose banali, perché che gli dici?
Cosa posso dire a una mamma che ha perso un figlio, una figlia, un padre che ha perso un figlio, una figlia, no? Allora si crea una sorta di distanza e qui invece succede un miracolo, che quelle persone che soffrono parlano e si fanno capire e gli altri rimangono turbati. Dice, ma com'è che io capisco queste persone? Questo è un altro miracolo della grazia di Dio. E cioè il mio dolore non è il motivo per cui io non riesco più a costruire relazioni con gli altri, che questo dolore non l'hanno vissuto. Ma questo dolore a un certo punto mi abilita a farmi capire più profondamente dagli altri. Amici, ve lo ripeto, non è una questione di prendersi una laurea specialistica in comunicazione per elaborazione di lutto. È un dono. Questa roba qui è un dono se tu lo ospiti dentro di te, se tu lo accogli dentro di te. Allora succede, vedete, che una persona che ha molto sofferto riesce a farsi capire di più dagli altri, anche quando deve parlare di argomenti diversi, perché la sua parola è più profonda, perché ha ricevuto un dono più profondo che nasce dalla croce. Erano turbati perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. E quindi, vedete, se voi siete chiesa e perché c'è una solidarietà che nasce dal dolore, questo dolore in realtà non vi ha resi compassionevoli semplicemente nei confronti delle persone che vivono lo stesso dolore, vi hanno resi compassionevoli nei confronti di ciò che gli altri vivono, qualunque cosa essi vivano. Riuscite a capire di più la gioia e il dolore degli altri. È un dono. Vi fate capire. Che è il contrario del mutismo, invece, che invece è la reazione più umana che c'è al dolore. Uno soffre un dolore e la prima cosa che gli viene in mente è di non riuscire a dire più nulla. Quando invece tu ti apri alla grazia di Dio, quella grazia di Dio rompe il mutismo e rende la tua parola più comprensibile. Terza caratteristica. Alcuni li deridevano e dicevano, si sono ubriacati di vino dolce. Cioè, ma questi forse la morte del figlio o della figlia li ha fatti andare fuori di testa, eh? Anche questo può succedere. Che tu vieni frainteso, dice, ma come mai sta così? Forse non ha capito quello che è successo, forse sta rinnegando quello che è successo, perché non dovrebbe essere sereno o serena, dovrebbe star male e basta. Il mondo questo si aspetta da noi, eh? Il mondo si aspetta che quando uno incontra la tragedia deve essere disperato. Se uno incontra la tragedia e invece vive la perfetta letizia, uno dice, si è ubriacato, c'è qualcosa che non funziona, si è andato fuori di testa. Allora Pietro con gli undici si alzò in piedi a voce alta, parlò loro e disse, uomini di Giudea e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. Questi uomini non sono ubriachi come voi supponete, sono infatti, dice Pietro, le 9 del mattino. È proprio preciso, dice, non hanno avuto il tempo di ubriacarsi, sono le 9. Oddio, c'è qualcuno che riesce anche a prima mattina ad approfittare. Forse ai tempi di Pietro no. Accade invece quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che su tutti effonderò il mio spirito. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno. I vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno sogni. In pratica Pietro sta dicendo, non sono ubriachi, non siamo fuori di testa. Abbiamo ricevuto il dono di poter leggere e vivere le cose in maniera diversa. Guardate, io credo che questa sia una delle cose più belle che il Signore vi sta donando come Chiesa, perché questo siete voi. Cioè vi ha messo insieme per farvi il dono di darvi lo spirito che ha la capacità di raccontare la cronaca nera che avete vissuto in un modo completamente diverso. Io posso avere un figlio che è morto improvvisamente, un figlio che è morto ammazzato, un figlio che si è tolto la vita, un figlio che ha sofferto per anni, una figlia che è qui, lì. Tutti noi siamo portatori di una cronaca nera. Ora la domanda è,
C'è qualcuno che può raccontarmi questa storia mostrandomi che c'è una luce nascosta? Sì, la grazia, non noi. Allora, quando uno inizia un percorso, perché è questo che sto cercando di dirvi, che non è che basta metterci insieme e avviene per magia qualcosa. Il nostro metterci insieme implica che camminiamo insieme. Mentre camminiamo insieme, 50 giorni, questo è il cammino, mentre camminiamo insieme, a un certo punto uno si ritrova a dire e a capire cose che prima non riusciva né a dire né a capire. Ed è talmente importante quello che sta dicendo e capendo che lui stesso o lei stessa che parla si ascolta. Dice, ma io ho detto una cosa che io stesso 10 minuti prima non l'avevo capita così. È un dono, amici. Un dono, una grazia. Non sono ubriachi, dice Pietro. Questo è lo spirito. E poi aggiunge, uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi, segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, che fu consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio. Voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Allora, queste parole apparentemente così difficili stanno dicendo una cosa molto interessante. Sta dicendo Pietro, io so bene quello che è successo, so bene che questo dolore è un dolore, un grande dolore, ma a un certo punto io vi dico che tutto quello che noi abbiamo veramente amato, che la buona novella del Vangelo, è sapere che non è possibile, dice Pietro, che questa lo tenesse in potere suo, cioè che la morte lo tenesse in suo potere. Immaginate un po' se noi credessimo davvero a questa parola. Non è possibile che la morte abbia vinto su mio figlio o su mia figlia. Non è possibile questo. Io ci credo. Ma ha vissuto una vita che è stata una vita così di là, sballata, perché non è che tutti i figli che muoiono felicemente riconciliati, no? Non è che tutti dicono le parole di Sammy Bass, a volte muoiono uscendo da questo mondo in maniera drammatica, disperata. E la domanda è, tu credi che questa cosa abbia l'ultima parola? Oppure credi invece che la morte non può tenere in suo potere quel figlio, quella figlia? Allora, l'esperienza cristiana è l'esperienza di credere, attenzione a quello che sto per dirvi, è l'esperienza di credere che la risurrezione è superiore a quello che abbiamo vissuto. E che proprio perché la risurrezione è superiore a quello che abbiamo vissuto, noi possiamo fare qualcosa anche con quel dolore. Non è finita la relazione con i nostri figli, è solo cambiata. E adesso è tutto diverso. Ora, Pietro, prima della morte di Gesù e dopo la morte di Gesù, è la stessa persona? No. Prima era un po' passionale, si gasava sulle cose, prendeva delle cantonate, usciva fuori strada, eccetera. Ma dopo che ha sofferto è diverso. È stato ridimensionato, è cambiato. Dopo che ha ricevuto la grazia dello Spirito Santo è diverso ancora. Quest'uomo, amici, che ha rinnegato Gesù, che è un pescatore, che non ha nessuna cultura, eccetera, riceve la credibilità di essere ascoltato dagli altri e seguito dagli altri. Dice, ma com'è? Io ho perso un figlio, ma c'ho soltanto la quinta elementare, che posso dire agli altri? L'autorevolezza che hai tu non viene da quello che il mondo ti dà come autorevolezza, ma viene dal percorso che tu stai facendo, dal cammino che tu stai facendo. Allora, se io guardo voi e penso voi, che cosa mi viene in mente? Che voi siete un cenacolo. Siete un'esperienza di chiesa convocata dalla croce, in cui il risorto si fa presente, ma il risorto vuole farvi il dono dello Spirito Santo. E la domanda è se voi volete questo Spirito Santo, perché se ricevete lo Spirito Santo dovete accettare di non passare il resto della vostra vita soltanto a piangere e a guardare dietro, ma a dire io soffro, piango, ma guardo in avanti. E vado in avanti verso i miei figli, e che i miei figli, se continuo a guardare dietro, li ho persi veramente, ma se vado avanti no. Io che cosa credo?
A che cosa credo? Allora io immagino che in mezzo a voi qualcuno possa anche dire: io vorrei avere questa fede. Allora domandatela. Dite: io, Signore, aumenta la mia fede, dammi questa fede, fammi vivere così, Signore. Ve lo dicevo l'anno scorso, ma voglio ripetervelo quest'anno. Tutti i doni che Dio potrà farvi saranno inutili se non prenderete una decisione. Che cosa ne volete fare di questo dolore? A che cosa volete credere? A che cosa volete dare fiducia? Siete messi costantemente, con il vostro libero arbitrio, a dover scegliere. Se voi sceglierete bene, allora si manifesterà la potenza di Dio in un modo che io stesso non so che cosa ha in mente Dio con voi. Io non lo so, ma so che cosa ha fatto in passato Dio con tutte le persone che si sono fidate di Lui. Questo sì, certo, io lo so. Ora la domanda è proprio questa. Non voglio pretendere da me stesso cose che non posso dare. No, non dovete pretenderli da voi stessi, ve li donerà il Signore. Ma voi dovete decidere che cosa volete fare e che cosa volete essere. E quindi che senso ha il vostro modo di essere Chiesa? Ha senso aiutarvi a fare questa scelta e a perseverare in questa scelta. Perché non so se avete fatto mai questo tipo di esperienza. Una mattina vi sembra tutto più lucido, tutto più chiaro, tutto più luminoso. Allora tu dici: ah, adesso ho capito. La mattina dopo, buio. Voglio di nuovo morire. Questa intermittenza, chi è che ci salva? Il camminare come Chiesa ci salva. Perché oggi stai sottoterra tu e io sto sopra e ti aiuto. Giorno dopo è il contrario, sei tu che devi aiutare me. Insomma, portate i pesi gli uni degli altri, sostenetevi gli uni gli altri. Il Signore ci ha voluti insieme, perché da soli non andiamo da nessuna parte, amici. Quindi, è vero, quello che sta succedendo, ognuno lo può vivere come qualcosa di unico, di irripetibile, nessuno può capirvi, perché ognuno di voi è ciascuno di questi volti. Ogni volto è diverso. Ogni storia è unica, però siete insieme. E perché siete insieme? Perché se stiamo insieme rimaniamo costanti nella decisione di dire di sì alla grazia di Dio. Dopo che è successo questo miracolo della Pentecoste, da quel momento in poi Pietro è diventato fallibile. No, continuate a leggervi gli Atti degli Apostoli, vi accorgerete che così non è. Si litigano tra di loro. Paolo a un certo punto dice: ma tu sei un ipocrita che fai questa cosa, e quell'altro, insomma, succede di tutto, però sono insieme e non vengono mai meno a questa comunione dell'insieme. E la cosa più bella che qui a Roma se ne conserva una memoria liturgica, lo sapete qual è? È che non esistono persone più diverse tra di loro di Pietro e di Paolo. Si festeggiano insieme. Perché? Perché il senso della loro santità è soltanto perché sono insieme. Pietro ha bisogno di Paolo e Paolo ha bisogno di Pietro. Sono diversi, ma hanno bisogno l'uno dell'altro. Beh, questo deve essere valido anche tra di noi, eh? E cioè, in mezzo a noi c'è chi ha la sensibilità di Pietro e qualcuno che ha la sensibilità di Paolo. Chi è meglio? Nessuno. Ma tutto è perduto se ci separiamo. Tutto è ritrovato se noi rimettiamo insieme tutta questa cosa. Allora forse vi farà bene rileggervi gli Atti degli Apostoli. Tutto inizia attraverso la Pentecoste, ma da quel momento in poi la grazia di Dio si espande, cambia, muta. Ecco, questo significa annunciare il risorto, che non significa semplicemente: oddio, mi è successa una cosa brutta. Vabbè, mi è successa una cosa brutta, anche ad altri è successa questa cosa brutta. Mettiamoci insieme, però stiamocene tra di noi. No, è dire: siamo stati convocati dalla croce. La croce ci ha messi insieme, ma ci ha messi insieme per inviarci, per mandarci, per farci annunciare la risurrezione. Cosa significa annunciare la risurrezione? Amici, furbamente ho iniziato il mio intervento con le parole di Sammy. Non è una cosa astratta, è una cosa concreta. È uno che dice:
Io la risurrezione l'ho dovuta annunciare con una malattia incurabile. Perché, scusate, la perdita di un figlio non è come una malattia incurabile? Cioè, esiste un giorno in cui io dice, ah, adesso sono curato? No. E uno deve farci i conti tutte le mattine con sta roba. Ma uno può farsi santo con tutto questo? Certo che può farsi santo. Ecco che cos'è annunciare la risurrezione. Ora, perché vi ho suggerito gli Atti degli Apostoli? Perché le pagine degli Atti degli Apostoli sono le pagine di quello che è successo dopo che le persone hanno detto di sì a questa grazia. Voi siete il prolungamento degli Atti degli Apostoli, cioè mi piacerebbe leggervi e dire, ma guarda un po' come ha continuato questa storia. E ha continuato con nuovi crocifissi che si sono aperti di nuovo alla grazia di Dio. Nuovi discepoli devastati da un dolore per la perdita di un senso che si sono rimessi in cammino dopo che hanno perduto tutto. Insomma, voi avete la grande occasione di continuare questa storia della salvezza. Chiudo, perché già da un'ora che sto parlando. Tutto questo è un modo di essere chiesa, di stare al mondo. Ricordatevi che c'è sempre una vocina che dice, ma che serve tutto questo? Ma tanto non è vero niente. Ma tanto alla fine poi vedi che cosa succede. Guardate, il demonio è sempre colui che vuole distruggere un'opera del genere. Dovete subito capire qual è la voce del demonio. Dice, il demonio non è mai qualcuno di specifico. Agisce dentro di tutti, come la grazia di Dio. Però a volte può diventare la maggioranza quando troppe di queste voci divisive a un certo punto prendono la meglio e ve ne accorgete subito che il demonio perché? Non soltanto perché divide, ma perché fa diminuire la fiducia, vi toglie la speranza, vi toglie il motivo, abbassa, e in questa maniera vi rende fragili. La vostra forza è perché il Signore è con voi, per questo vi ha messo insieme. Se perdete questa comunione, perderete anche la forza che vi fa andare avanti. Ecco perché il male vuole distruggere questa comunione, perché così vince. Siate furbi, subito capite quando è così e mettetelo fuori, mettetelo in minoranza. Certo, cambia vestito e poi si ripresenta, ma di nuovo, quando ve ne accorgete, rimettetelo fuori, accompagnatelo alla porta e lasciate che la grazia di Dio invece possa operare. Questo è il mio augurio. Avete scoperto che in quella croce agiva una grazia, avete scoperto di essere stati chiamati chiesa, come chiesa attraverso quella croce. Ora è il momento di capire che non potete passare la vita chiusi in questo cenacolo di dolore, ma che avete bisogno della grazia di Dio per essere coloro che escono da tutto questo con una lingua nuova, con una forza nuova, con un ministero nuovo. Tutti abbiamo bisogno di voi. E siamo tutti in attesa di capire che cosa il Signore sta facendo con voi. Lo dico seriamente. Quindi, per favore, dite il vostro eccomi, dite il vostro sì e mostrateci la grazia di Dio. Grazie.